Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui con un nuovo video su Final Fantasy VII Ever Crisis, dove andremo ad affrontare uno dei Crisis Dungeon in Very Hard, che ho affrontato per la prima volta e completato in maniera abbastanza rudimentale, prendendo addirittura una D+ come rank, semplicemente perché mi servivano quei pochi coins da scambiare per ottenere la copia della Buster Sword. Ora invece mi servono nuovamente i coins, devo comunque farmare i punteggi per ottenere gemme, per ottenere tutte le ricompense. Quindi andiamo a visionare effettivamente quale sarà il mio party e soprattutto quali sono i nemici. Qui intanto vi faccio vedere tutti i simboli dei nemici, dove appunto abbiamo praticamente una predominanza di tuono, acqua, red dragon che comunque è debole a ghiaccio, quello va bene, ci può stare. Però fondamentalmente parlando abbiamo il boss finale debole al tuono, tuono e terra ovviamente in questo caso, e poi diversi nemici dove possiamo sfruttare comunque diverse debolezze, diverse resistenze. Ovviamente mi interessano tutte queste ricompense, ovviamente dei ranghi più alti che mi fanno sicuramente comodo, e il party che andremo ad utilizzare in questa boss fight o comunque in questo Crisis Dungeon è questo. Quindi avrò la possibilità di sfruttare fondamentalmente acqua, tuono, non so se cambiare Zac con Sephiroth. Potrei effettivamente cambiare Zac con Sephiroth, effettivamente, perché qua comunque sia va bene l'acqua, però il vento con la Falchion fondamentalmente non mi serve a tanto. Potrei effettivamente cambiare solo la Falchion e tenere Zac, che comunque mi permette di debuffare, mi permette comunque di far fare più danni a Cloud con il doppio set acqua-tuono, che qui Cloud è praticamente perfetto, letteralmente perfetto. Eris, che invece sfrutterà praticamente tutto il suo set per curare. E quindi sì, direi che cambio l'arma di Zac e cambio anche le sub weapon di Zac e ci vediamo dentro il dungeon. Ok, ho messo una Zweihänder come arma secondaria, ho cambiato anche le sub weapon e adesso direi che siamo pronti per entrare nel dungeon. Beh, diciamo che questo nemico lo conosciamo abbastanza bene, perché appunto è una nostra vecchia conoscenza in questo caso. Nel ranking dungeon lui è stato un bel dito lì, dove non batte il sole. Veramente, veramente molto resistente tra l'altro. Molto, molto resistente. Vediamo se riusciamo in un modo o nell'altro a gestirlo. Io Ramu qua lo utilizzo e mi dà comunque una buona mano. Ovviamente le altre summon sinceramente no, però. Qui abbiamo un'ottima difesa magica. Infatti mi leva pochissimo. Qui abbiamo il cooldown, le stesse identiche fasi ovviamente dell'ultimo evento Crisis Dungeon, però riusciamo a gestirlo abbastanza bene. Effettivamente forse potremmo perdere un po' meno tempo con Sephiroth qui, perché essendo lui debole al magico, forse qui Sephiroth poteva aiutarmi un po' di più. Però vabbè, non mi faccio grossi problemi. E qui ovviamente mettiamo Lightning Potencies, visto che comunque
Ci sarebbe anche l'Ice Potencies, ma l'Ice Potencies al momento rimane fuori dalla nostra portata. Questi sono nemici che invece sono deboli acqua tuono, quindi li gestiamo in maniera molto 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 easy. Ovviamente non danno punteggio perché questi sono i nemici, i nostri nemici randomici. E qui invece abbiamo nemici boss, anzi abbiamo un altro symbol boss, debole tuono. Quindi io vado direttamente di... vado tutte le summon direttamente, tanto non c'è problema. Nell'eventualità le ricarichiamo, non siamo a questo. Anche se penso che qui ci sia la debolezza, esatto, soltanto a tuono e acqua forse, quindi... hanno addirittura solo tuono. L'acqua qui non funziona. Qui ovviamente sigillo triangolare, Cloud è letteralmente mostruoso. Che poi se non mi ricordo male io qua effettivamente ero arrivato fino al boss finale e poi credo di esserci morto al boss finale perché non avevo il team... non avevo effettivamente il team giusto. Qui vabbè metto Lightning Resistance, che tanto Healing Potencies non ne ho tanto bisogno perché comunque Eris come healing è 1007, quindi direi più che bene. Ecco, infatti qua abbiamo il Cottage, che ovviamente non utilizzerò in questo momento. Per il momento andiamo avanti con la nostra esplorazione. Qui abbiamo un altro boss con l'altra chiave, ovviamente. Il Motorball, uno dei nostri migliori amici. Cloud qui mangia, se lo mangia a colazione. Sì, effettivamente potevo... effettivamente potevo portare Sephiroth al posto di Zacco, forse era più indicato. Poteva essere decisamente più indicato. È vero che ci sono nemici deboli all'acqua e tuono, però col fatto di avere la potenza magica e la potenza ghiaccio di base, Sephiroth è molto più forte come armi e come kit in generale, quindi vedete Ice Potencies, però vedi effettivamente Water Potencies potrebbe essere buono se non fosse per il Lightning Resistance, però noi lo prendiamo lo stesso e siamo coraggiosi. Non ci facciamo indurre in tentazione. Ok, qui non c'era nulla da prendere. Andiamo ad aprire quest'altra porta. Purtroppo il muoversi con il mouse non è facilissimo qui, Ecco, qui ci sono gli altri nemici deboli. Deboli all'acqua. Che sono praticamente gli stessi nemici che si trovano da Ramu. Quindi immaginate, no? Allora, qui effettivamente adesso potremmo utilizzarlo un cottage. Tanto lo score...
Non sarà un problema. Non sarà decisamente un problema lo score. Qui andiamo ad affrontare l'altro boss, che questo tra l'altro è l'unico boss che effettivamente potrebbe darmi fastidio, perché è l'unico boss debole al ghiaccio. Quindi io vado subito di Diamond Dust. Pensavo di levare un po' di più, se devo essere sincero. Qui è facile da breccare adesso. Infatti io qua mi ricordo che forse non sono riuscito a gestire bene il boss, perché non avevo i sigilli giusti. Cioè ci sono andato praticamente con un team tutto con sigilli, forse circolari addirittura, se non mi ricordo male. E quindi ho subito comunque diversi danni e... Allora, qui aspettiamo il break. Ehi, si era messo in difesa. Noi invece andiamo di Diamond Dust. Cerchiamo di essere un po' più... giustamente qui riduzione d'attacco fisico, che non ci aiuta, però andiamo piuttosto bene. Ora, se non sbaglio, siamo all'ultimo boss già, quindi si può fare tranquillamente anche in auto plus, cioè in auto plus, sì, vabbè, in auto dico auto plus perché sono reduce da Opera Omnia. Ecco, vedi, altra Lightning Potencies, che qui sinceramente non è male. Che mi porta ad affrontare il boss, che ora, se non mi ricordo male, dovrebbe essere addirittura anche potenziato alla fine. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Allora, cominciamo subito con le summon. Ah, questo era quello resistente al tuono, ok. Qui Cloud setup tuono acqua è veramente incredibile, è perfetto. Certo, effettivamente la Lightning Potencies qui non mi serve più a niente. Vabbè, andiamo giù di summon, anche se ovviamente mi aiuteranno zero. Resistente a tutto. Lui ha un buon attacco magico, però io, esatto, ho una buona difesa magica, quindi ci scontriamo praticamente alla pari. Sì, se non mi ricordo male, io sono morto proprio col boss finale qua. Perché lui mi ha iniziato a fare praticamente tutti sti attacchi. E io giustamente, non avendo le difese giuste, non avendo nulla, mi sono fatto praticamente eliminare lentamente. Invece adesso
riusciamo tranquillamente a farcela. Ho utilizzato un solo cottage, quindi non credo di aver fatto neanche un punteggio così brutto. Sperando di rientrare nell'S Plus, ma penso di sì. Cioè, spero di sì. Cioè, se non rientro nell'S Plus, mi sembra abbastanza difficile. Infatti, dai, un solo cottage, quindi direi che ci sta. Diciamo che il team che ho utilizzato effettivamente poteva essere anche migliore. Forse con Sephiroth al posto di Zac sarei stato molto più aggressivo. Zac forse, effettivamente ho confuso i team, perché Zac io lo volevo utilizzare nell'altro dungeon, dove se non mi ricordo male ci sono i nemici deboli al vento. Quindi è probabile che io effettivamente abbia confuso i team, quindi... usate Sephiroth al posto di Zac e non dovrebbero esserci problemi. Detto ciò, penso che il video sia stato abbastanza esplicativo da solo. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!